Nell'inizio di questa tragica alluvione che ha colpito il territorio della Romagna e tutta la provincia di Ravenna, oggi è forse il giorno più difficile per la città di Ravenna. Nei giorni scorsi abbiamo lavorato, combattuto per tenere le persone in sicurezza, per evacuare le persone nell'arrivo delle grandi piene di tutti i fiumi che avevano devastato le altre città della Romagna, e la nostra città da questi eventi ha avuto piccoli danni, in realtà piccoli, diciamo, fuoriuscite d'acqua che hanno coinvolto alcuni paesi. In realtà però vedevamo che avanzava un fenomeno altrettanto preoccupante e che, diciamo, ci ha portato nei giorni scorsi a continuare a tenere alta l'allerta e a lanciare, continuare a lanciare l'allarme a tutti i cittadini e le cittadine per la massima attenzione. Ed era cioè il deflusso verso il mare degli enormi quantitativi d'acqua fuoriusciti da tutte le fratture degli argini nelle città. E questo ha colpito Ravenna, ha colpito Cervia, sta colpendo Lugo, sta colpendo tanti luoghi di pianura della nostra provincia, del nostro territorio, con effetti devastanti. Vengono completamente ricoperte d'acqua porzioni enormi di territorio, la rete scolante che dobbiamo all'impegno, diciamo, di uomini e di donne straordinarie che hanno bonificato la nostra terra, non è in grado, non può essere in grado di sostituirsi al corso naturale dei fiumi. La stessa rete dei fiumi, per i danni che ha avuto, non è funzionale a questo deflusso, e quindi stiamo vivendo ore veramente molto molto preoccupanti che ci vedono tutti in prima fila ad evacuare, continuare ad evacuare, mettere in sicurezza le persone e dall'altra parte cercare di mettere in campo tutte quelle azioni di pompaggio delle acque per far sì che il prima possibile gli argini possano essere ristrutturati e l'acqua possa riandare finalmente a mare. Vi ringrazio tutti per la grande comprensione, per la disponibilità, anche per le offerte di tempo, di energie che state mettendo a disposizione. Questo è un momento in cui è importante il contributo di tutti, è molto importante il contributo dei tecnici, dei professionisti. Io avevo fatto un appello alla Protezione Civile Nazionale nei giorni scorsi perché già si parlava di ricostruzione, già si parlava del fine alluvione, e io invece ho lanciato un appello perché venissero a Ravenna, in provincia di Ravenna, nel nostro territorio, tutti gli uomini e tutte le risorse disponibili. Siamo stati esauditi, ci sono tantissimi e tantissime grandissimi uomini e donne che sono qui da tutta Italia con professionalità straordinarie, che stanno salvando persone, che ci stanno aiutando a montare pompe, e adesso, diciamo, quindi siamo in una fase in cui stiamo combattendo. Non sappiamo dove riusciremo a fermare l'acqua, quindi mi raccomando, state molto attenti a tutti gli avvisi che metteremo. Il principio di stare ai piani alti, di non andare in interrati, di non stare se possibile al piano terra, o se si è al piano terra già prepararsi ad avere anche soluzioni alternative, è un principio valido per tutti i ravennati di ogni quartiere in questo momento, soprattutto diciamo dal centro verso la zona nord della città, che in questo momento è quella più colpita. Verrà la fase, diciamo, per ricostruire tutto, siatene certi, la nostra è una comunità coesa, forte, motivata, indennizzeremo, ricostruiremo, faremo meglio, saremo all'altezza della storia della nostra terra e dei nostri nonni, ma in questo momento la grande priorità è prestare attenzione alle vite. Raccomando la massima prudenza e la massima attenzione sia alle telefonate automatiche che riceverete che a tutte le altre forme di comunicazione che sono esclusivamente volte alla vostra sicurezza e incolumità.